Che cos'è una holding company e perché è tanto importante, anzi addirittura è considerata l'elemento principe della pianificazione fiscale internazionale, ma soprattutto perché ne parliamo qui da Madrid, te lo dico dopo la sigla. Ciao, sono Luca Taglialatela e da oltre 20 anni mi occupo di relocation plan e pianificazione fiscale internazionale con l'obiettivo di massimizzare le libertà personali, fiscali e finanziarie dei miei clienti. Oggi in questa splendida cornice madrilegna, siamo in Spagna, quello alle mie spalle è il Palazzo Reale, andiamo a parlare di pianificazione fiscale perché a noi ci piace così raccontarlo en plein air. Tutta la pianificazione fiscale che sia ritenuta tale parte o deve prendere in considerazione la costituzione di una holding company, perché la holding company dall'inglese to hold, o una società che detiene altre partecipazioni sotto, è quella che deve schermare i proprietari, l'imprenditore sopra tutta la catena partecipativa. Ora, la Spagna offre un regime di holding che è particolarmente interessante, che addirittura per la protezione, gli strumenti di risparmio fiscale che offre può essere equiparata a paesi che hanno una tradizione ben più strutturata in termini di holding company. Sto pensando a Lussemburgo, sto pensando a Regno Unito, sto pensando all'Olanda. Per quale motivo? Esiste un regime speciale, un regime particolare che si chiama ETV, è la denominazione, ma non è altro che una società, che qui può essere o una SA o una SL, cioè o una società anonima o una società a responsabilità limitata. Scoop di questo video: in Spagna non esistono le società di persone, quindi non esistono quelle che noi consideriamo SAS o comunque in generale le partnership, quindi anche la holding deve essere una società di capitali, ripeto, una SL piuttosto che una SA. Qual è la particolarità di questo regime particolare, di questo regime speciale delle holding company? È che dà delle agevolazioni straordinarie, mi permetto di dire, soprattutto nella misura in cui il proprietario, l'imprenditore, che può essere sia una persona fisica che la persona giuridica, quindi colui che detiene le partecipazioni della holding, non vive in Spagna, quindi non è residente fiscale a Spagna, non paga le tasse in Spagna. Come funziona questa holding? È fondamentalmente una società dove sotto della quale troviamo le cosiddette operating company, che in gergo vengono chiamate anche OPCO, che sono quelle con cui fondamentalmente vai a fare il tuo trading, a vendere i tuoi servizi, i tuoi prodotti in giro per il mondo, o chiaramente possono anche essere solo società di terzi, perché la holding company serve a effettuare investimenti, quindi tu acquisti partecipazione in queste società che possono essere locate, dislocate in giro per il mondo. Il massimo effetto viene raggiunto di risparmio fiscale o tramite l'applicazione dei trattati contro le doppie imposizioni oppure tramite l'applicazione della direttiva madre figlia. Che cosa succede? Che le società operative distribuiscono dividendi alla holding company, ribadisco il regime speciale che si definisce qui in Spagna ETV. Questi dividendi entreranno intanto con una ritenuta ridotta o pari a zero a seconda del trattato contro le doppie imposizioni o dell'applicazione della direttiva madre figlia. In automatico all'interno della holding, a ricorrere di determinate condizioni, adesso le vediamo, questi dividendi saranno esclusi da tassazione al 95%, si applica cioè all'istituto della PEX, la participation exemption, che noi italiani conosciamo molto bene, in realtà è molto comune all'interno dell'intero ordinamento europeo, della maggior parte degli ordinamenti europei. Che cosa succede? Che quindi questo dividendo, questo utile entra nella ETV ed è escluso la tassazione al 95%, quindi solo il 5% è tassato, con un'aliquota che noi sappiamo essere del 25% alla fine della fiera, quindi è l'1,25% è tutto quello che pagheremo di tasse all'interno della Spagna. I requisiti della PEX sono quelli classici: deve esserci un minimum holding period e deve esserci una percentuale di partecipazione superiore al 5% nelle cosiddette operating company, che si trovano invece sotto. Quindi che cosa succede in pratica? Questi dividendi entrano nella holding company fondamentalmente non tassati, e questo è piuttosto tipico di tutti i regimi PEX, ma c'è un ma ulteriore. Nella misura in cui il socio, che può essere una persona fisica o una persona giuridica, cioè tu che vivi a Dubai o una società di Panama, per darti un esempio chiaro, decide di prendere i dividendi fuori dalla holding, lo può fare senza nessun tipo di tassazione. Nella misura in cui il socio, persona fisica o persona giuridica, non vive in un paese considerato blacklist
playlist per la Spagna e non opera in Spagna per il tramite di una cosiddetta stabile organizzazione o di una base fissa di affari, gli utili che si trovano nella pancia della holding non si considerano prodotti in Spagna. Di conseguenza, in uscita, nell'outbound dividend, quindi quando il socio te lo va a prendere, non si applicherà nessuna ritenuta d'acconto o a titolo d'imposta. Questo che cosa vuol dire? Che il dividendo, se il tuo pianificatore è stato bravo, è entrato, non ti dico tax free, ma quasi all'interno della holding, quindi non è stato tassato, è stato tassato poco a livello di operatività, entra nella holding con una tassazione dell'1,25%, raggiunge il socio senza nessuna tassazione. Ti sto dicendo che è facile? Chiaramente no, esistono determinati requisiti di sostanza in primis, chiaramente non possiamo utilizzare scatole vuote e deve sussistere la cosiddetta valida ragione economica. È chiaro che questo è un consiglio generico, per cui non andate a costituire holding in Spagna e poi date la colpa a me. Piuttosto, se sei intenzionato ad una pianificazione fiscale seria che vada ad azzerare o a proteggere completamente, o quantomeno a strutturare il tuo business in maniera protetta e fiscalmente inattaccabile, allora clicca il link in descrizione e prenota una consulenza con me o con un membro esperto del mio team. Noi ci rivediamo nel prossimo video.